Benvenuti e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi è postazione un po' diversa, siamo nella mia postazione, però siamo in due. Credo che sia la prima volta che capita, forse è capitato giusto una o due volte. Comunque pochissime volte. Quest'oggi giochiamo a Dragon Quest Builders 2, che ci è stato regalato gentilmente dalla Square Enix. Infatti questo video è in collaborazione con loro. Allora Fere, io ho già giocato diverse ore di gioco, te lo posso dire, penso che ho giocato tipo 3 orette. Ok. Perché è una cosa molto importante, in questo gioco mi chiedono di lavorare. Ah, finalmente okay. È arrivato il gioco perfetto per te. È il mio gioco, in poche parole. Perché mi chiedono di fare un sacco di cose. Allora, io sono un costruttore, quindi sono architetto, impresario, agricoltore, ok? Costruttore di tavoli, quindi falegname e tutto quel genere di cose. Guardia, perché attacco anche tutti i mostri, ed esploratore. Vabbè, è il gioco perfetto per te. O sei lavori in uno e sono davvero utilissimo. E speriamo che almeno stavolta li saprei fare bene, dai, stacco. Io li saprei benissimo. Allora, questo qua è il mio compagno che mi segue ovunque e mi aiuta a pestare. Se noti, ha un'arma bella più bella della mia, perché io ho una spadettina così, lui invece c'ha l'ascia gigante. Quindi lui massacra tutti lui e mi è utile per combattere. Esatto, perché io sono un costruttore e lui è un combattente. Quindi so combattere anche io, ma non bene come lui. Questo è il mio villaggio. Questo è una sorta di albero sacro, ok, che sta cercando di fare ritornare la vita in questo pianeta. Perché bello. In questo mondo in cui sono in questo momento, in quest'isola, anzi più che mondo, è stato tipo distrutta tutta la vita. E quindi sto cercando di riportarla piano piano. Sì, da dei mostri, c'è tutta una storia dietro molto quelli interessante. Quelli che poi attaccano il villaggio, suppongo. Anche, esattamente. Dopodiché ci sono tutti gli abitanti. Questo esempio è il mio amico Vermiciattolo. Ma è troppo bello! Bene. Guarda che carino. Ma è troppo bello, raga! Lui ma è troppo carino. Carino! Lui praticamente ti aiuta a coltivare, quindi inizia a seminare tutto. Ah, quindi non è lì, eccolo, vedi? Eccolo in azione, quindi non è lì solo per farti compagnia. Infatti, cosa vogliamo coltivare adesso è così. Ma ti prego, puoi metterlo in azione. Qui abbiamo vedere. La nannettina che coltiva, ci sono vari coltivatori, come puoi vedere, questi con il capello. Dopodiché abbiamo un altro po' di gente, che secondo me è proprio gigantesco il posto. Questo qua è un piccolo vichinghetto che combatte con me, mi dà un sacco una mano, eccetera, eccetera. Ma adesso, praticamente, la mia missione è coltivare 250 piante, ok? Io ho i cavoli e il grano, ma mi sta chiedendo di coltivare anche altri 3 semi che ancora non ho sbloccato. Ok, che non perfetto. So neanche cosa sono in questo momento. Per trovarli, devo utilizzare un cagnolino. Questo no. Qua. Che vedi, mi sta aspettando perché lui con carino. Il fiuto sente qualcosa e mi sta indicando la strada. Quindi lo devo seguire per trovare i nuovi semi da andare a coltivare nel mio villaggio per portare nuovo cibo e nuova prosperità. Dopodiché dopo ti faccio vedere come si costruisce, che è una figata. Sta roba è una delle più pucciose che abbiamo mai visto. Allora, sì, però il mio compagno ha detto seguiamo quella bestiaccia, ma poverino. No, non parlare male. Perché lui fa carino. Sempre il duro, capito? Giustamente, poi è uno che comunque combatte, anche è normale che sia duro. Ma dove sta cacciando? Non è che poi incontrate qualche mostro strano. Non ho idea, può essere. Vediamo. Devo stare abbastanza attento. Ok, allora, questo posto è completamente diverso dal resto dell'isola. Beh, siamo finiti comunque in una zona abbastanza segreta o qualcosa del genere. Dobbiamo stare anche e guarda, c'è una sorta di altare, c'è una sfera, c'è un mostro che lo sta. Quello teoricamente mi pare che sia una zona dove se vuoi ti ci puoi teletrasportare da un posto all'altro per muoverti più velocemente. Quindi è parecchio utile. È super comodo, che così non devi camminare da una parte all'altra, che sennò poi ti viene noia. Esatto, comunque c'è qualcuno con cui parlare, quindi salve. Allora, vediamo se è quello che ricordo. Sì. Sì, vedi il naviglobo. Naviglobo. Con questo ti teletrasporti da una parte all'altra, super mega facile. Queste piante però un attimino non le ho mai viste. Però giustamente non le spine ti fanno male, Steph. E non posso prenderle. Magari hai bisogno di un altro utensile. Guarda, i lumaconi. Non ho mai visto un mostro del genere fare questa zona. Ma non è che sono troppo forti per te? No, non sembra, guarda, sembra che li posso gestire. Vedi che l'altro combatte alla grande. Sì, questo infatti, ahia. Faccio la mia mossa super. L'ho massacrato. L'altro combatte alla grande, cioè prende tutto, ti prende totalmente. L'abbiamo sconfitto. Quando scendi di vita, basta che ti mangi un po' di roba e recuperi gli HP. Quindi molto, classico molto semplice. Questo, molto semplice. Allora, però, infatti, in questo momento, scusami un attimo, ma stavo notando che non ho molto cibo. Perché l'ho lasciato tutta a casa per i miei poveri agricoltori che hanno sempre fame. E sono rimasto io senza cibo. Quindi è un bel problema. Occhio. Devi cucinarne altro, Steph. Vedi, sei pure cuoco. No. Staff paralizzato. Che male. Ci denti. Che carini i mostri. Fanno troppo ridere. Ma mi ha massacrato. Allora mi sa che dobbiamo per forza parlare con lui, perché il cane continua ad osservarlo. Esatto, a fissarlo. Quindi lui sa qualcosa. Che brutto che è. Lui sa qualcosa sicuramente per i semi che ci servono. Allora, vabbè, ma stai andando dall'altra parte dell'isola. Lo so, perché stiamo prendendo qualche nuovo seme. Fare importantissimo. Considera. Guarda, c'è gente. Salve. Chi sono queste signorine? Mi salve. Mi sa che qualcuno che era rimasto qua intrappolato. Guarda. Questa era una prigioniera roba brutta, questa roba brutta. Però quella più piccola è tranquillissima. L'altra è terrorizzata, che era, ma forse ha paura del temporale. Che bellino, che comunque troppo carino. È troppo carino. Vediamo un pochettino di dare una mano.
Abbiamo ottenuto i semi di zucchero, tipo, ovvero di canna da zucchero, che saranno sicuramente utilissimi. Abbiamo avuto le due nuove fanciulle nel villaggio che ne si sono unite al nostro villaggio e adesso dovremo poter coltivare queste piantine, quindi vediamo un attimino se ci riesco. Piantina di canna da zucchero, allora, l'andiamo a mettere, va bene, cosa butto? Queste che tanto non mi vabbè, servono. Vabbè, mettile da parte, mettile nella borsa, non è che le butti, dai. Sì, esatto. Allora, facciamo così e le andiamo a piantare. Una qui. Ok, perfetto. Una qui e una qui. Perfetto, adesso andiamo a togliere tutto quello che c'è. Vedi il semino che sta, cioè il vermiglio che sta subito lavorando? Sì. Ed è contento, ed è pure contento di lavorare, gli piace un sacco. Beh, ci sta, alla fine un vermino, cosa gli deve piacere fare? Certo che gli deve piacere mettersi nella terra. Sì, se te lo stai chiedendo, io con la mia spada posso prendere il grano e tutte le cose che coltivo, che va benissimo. È super ganzo, perfetto. E ovviamente se noi andessimo a dormire, ok, e le cose crescono più in fretta. Però puoi andare a dormire solo quando diventa buio. Quindi per adesso dobbiamo aspettare. Tutto chiaro. Allora devi piantare altre cose? Spazzoli. No, sono piantati in automatico da dove li togli. Ah, perfetto. Vedi? Poi sta piovendo, quindi sta roba. Fighissima sta roba. Allora, pensavo che poi li dovessi piantare tutti manualmente. No, per fortuna no. Sì, automaticamente rimane un seme, più ne guadagni qualcosa, capito? Ottimo. Questi sono i cuoricini di quando tutto il, il le persone felice, sono felici. Immagino. Esattamente. E adesso ti faccio vedere un pochettino. Ci vogliono i attaccare. I vostri step, vai, combatti. Infami. Manca il cane va a combattere. Ah, non li abbai a basta, sarebbe stato bellissimo. Che male. Super mossa. L'hai vista che mossa? Sì. Che altro c'è? Tu? Dai, sono abbastanza scarsi, ti va bene. Che va infami, bene. Oh, ma dimmi te ad attaccare il nostro villaggio così. Come vi permettete. Ok, questi fatti. Ce ne sono altri qua, venite. Andati tutti. Vero? Ci hanno pensato gli altri tuoi aiutanti perché... del villaggio. Sì, in pratica tu non stai facendo solo il tuo villaggetto, ma è una specie di micro città comunque funzionale dove le persone che ti aiutano. Quindi è carino. Allora, questa è la nuova stanza che avevo costruito. Mm-hmm. Ok, che arrediamo un po'. Arredare, esattamente. Siccome siamo in tantissimi e quando diventa notte vanno tutti a dormire, mi rubano tutti i letti. Quindi devo creare un altro bel po' di letti che possono essere sicuramente utili. Vabbè, giusto, però se anche tu non ne fai abbastanza dove deve dormire la gente in terra. Arriva un sacco di gente. Lo so, però se vuoi che le cose funzionino è normale che devi avere un sacco di gente. Un semplice aver realizzato comunque i foglie secche, non mi ricordo se era questo. Sì, era questo. Sì, ne posso creare 7 per 3, 7, 14, 21. Ok, sì, li posso fare. Dovrebbero bastarmi 7 letti, accidenti. Per piazzarli funzioneremo molto. Quindi più che una stanza è un dormitorio questo. Eh sì, perché ce n'è bisogno. 1, 2, 3. È diventata una camera da letto di base grande. Perché quando ci metti il letto evidentemente si completa come stanza. Sì, praticamente tu inizialmente una stanza neutra. In base a quello che ci metti dentro si diventa trasforma. Un tipo di stanza, carina. Quindi cosa ne so, se metto degli utensili diventa una stanza dove la gente lavora. E quindi abbiamo fatto davvero un dormitorio. Sì, fighissimo. Esattamente, un po' povero. Mi sa che ci aggiungiamo vabbè, altro. Ma non abbiamo, bisogno di tante robe, su. Siamo ancora agli inizi. No, ma sono anche per gli altri, quindi lo so, però siamo ancora agli inizi. Allora, cosa possiamo mettere? La candeliera ci sta bene, sì. Quindi una la facciamo, ok. Poi che altro possiamo fare? Magari un bel tavolino. Eh sì. Vero? Magari al centro della stanza, capito? Okay. Dove ci puoi mettere qualcosa, magari anche qualche cassa dove depositare gli oggetti. Facciamo due magari sgabelli. Il tavolino è sgabello, sì. Ok, però ci sono due tavolini, quale faccio? Cosa cambia? Uno è semplice o ah, un po' questo più... è piccolo, facciamo quello piccolo. Fallo piccolo perché non è alla fine una sala da pranzo, un tavolino alla fine più da camera. Poi un la forziere cassa, che fa sempre comodo. Ok, vediamo un pochettino. Questi sono utensili, non ci sarebbero a far nulla. Secondo me ci siamo. E le tende? Forse questa... Cosa ci vuole per farle? Che carine, sono tende quelle sotto? Grata di legno, sotto la quale può scorrere dell'acqua. Non mi sembra che sia utile per un dormitorio. Queste sono delle tende? Porta di tessuto? No, porta di tessuto. Carina. Ah, okay. Carina, non l'ho mai fatta. Ci mancano le fibre per farla. Sì, ne avevo solo una di due. Quindi, perfetto. Ad esempio, il tavolino qua. Sì. E mettiamo, ad esempio, la sedia. Una qui e una qui. Ci sta, e anche un tavolino in più, guarda, tavolino e sì, sedia. Sì, però la metto fuori, perché gli piace avere anche le cose fuori, allora. Ah, beh, sì. Un sì. Forziere, forse da questa parte, che è più vuoto. Così non è tutto pieno. E la luce? Lì. Qui? Lì, vabbè. Va bene anche lì, va no. bene. No. Camera da letto sociale, visto? Perché ho messo anche il tavolino. Guarda come vengono tutti felici a vedere le cose che faccio. Te l'ho detto che qua apprezzano i miei lavori, pare. Ma tantissimo, cioè sono arrivati correndo, manco fosse l'evento, la festa bellissima. Perché loro non hanno la capacità di costruire, ce l'hai solo tu. Quindi penso a un mondo dove nessuno può far nulla e si vedono qualcuno che gli sistema tutto. E sicuramente ti sorprendi un sacco perché non sai come fa a fare tutte quelle robe, carino. Allora, però,
Scusate un attimo. Hai buttato giù tutto però, Staff. Lo so, ma ho costruito io, quindi è anche il mio diritto. Allora, pronta? Sì. Meglio. Molto meglio. Ok, perfetto. Quindi è sociale perché possono sia dormire sia andare a chiacchierare o fare qualcosa. Esattamente. Molto carina sta roba. Esattamente. Metti anche il tavolino fuori, va, visto che ci ho avanzato. Con una seggiolina. Allora, questo terreno a me non piace, quindi lo vorrei andare a rompere, però non credo di poterlo fare, lo sai? Non mi ricordo se posso. Mi sembra un terreno sempre adatto alla coltivazione, no? Perché guarda quello. Esatto. E quindi forse rimane lì perché così ci puoi coltivare, Steph. Mm-hmm. Ha anche senso, così hai tanti punti. Possiamo fare, guarda, questa qua è quasi una stanza. Quindi volendo posso andare a mettere un po' di muri e questa diventa una stanza. Che dici? Sì, sì, mi piace. Allora, hai visto che bel martellone che ho per spaccare tutto? È bellissimo. È una figata. Allora, facciamo così. Voglio creare però qualche blocco bello per la costruzione, per... Sì, falla una sorta anche di... magari, non lo so, la lascerei un po' aperta. Questo legno, capito? Sì. Ok. Ci sta. Ne creiamo 30. Sta diventando anche notte, quindi fra un po' dobbiamo andare a dormire. Di conseguenza muoviamoci a costruire, anche perché la notte ci sono dei mostri molto più forti. Immagino. E quindi non è che puoi rimanere in giro, tranquillo, tranquillo. Ma cosa dici? Butto giù qua e la faccio bella grande e rettangolare? Sì, vai, poi magari la fai che chiude così, capito? Allora, piuttosto che dritta. Aspetta che tu ogni volta hai delle idee che poi Steph non capisce. Esatto, hai messo un blocco dove non c'entra nulla. Lo so. Concentrati, Steph. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ottimo. Facciamo così. Io vorrei andare a chiudere tipo da qui, capito? Troppo presto, vero? Sì. Allora, da qua, giusto? Sì, e poi vedi, inizi, perché intanto non riesci a fare tutto. Quindi dici così? Sì, l'avrei fatta magari anche un po' meno, tipo questi due blocchi non li avrei messi. Però guarda, vabbè, ci sta. Una forma particolare, secondo esatto, me. Per non avere tutte le stanze rettangolari o quadrate, Steph, alla fine la libertà di costruire quello che ti pare. Sì, vabbè, mi vuoi sempre criticare tu quando io costruisco. No, dai, era per fare qualcosa di diverso, che poi vabbè, non è che sia diversissimo. Allora, sto lasciando uno spazio qua perché ti volevo dedicare la porta fatta con le tende. Vai, bellissima. Quindi, vediamo un pochettino, perché chiedeva della fibra, magari è qualcosa che devo craftare. Vediamo un pochettino. Allora, dammi una mano. Allora, non è nei blocchi da costruzione. Chi è la fiberbosa? Fiberbosa. La vedi? Non è che magari in qualche tipo di pianta che prendi? Beh, può essere. Perché non mi sembra che tu fiberbosa. Non lo non so. Non ci dice magari da dove si procura? Allora, descrizione. Fibra piuttosto resistente ricavata da una pianta. Da una pianta. Ma non è che la fibra normale, mi sto confondendo. Ma stavo pensando che fosse chissà cosa complicato. Perché la fibra normale, devi sapere, che si prende da queste piantine qua. No, erba, questa è l'erba secca. No, dicevo una pianta, quindi non le... Prova a fare un albero, magari le foglie. No, 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 l'albero ti dà la legna. E allora è qualche piantina che al momento non abbiamo qui attorno. Anche secondo me, era sicuramente quando ero andato da qualche parte in esplorazione. Sì, ma andiamo a dormire adesso perché ci sono troppi mostri e poi vediamo domani mattina esatto. Un pochettino. Esatto. No, ma sei troppo carino che stai dormendo fuori dalla stanza. Ma deve anche entrare. Ma entra dentro, vabbè c'è la porta chiusa, entra dentro che poi ti prendi freddo, vabbè che poi c'è il tetto aperto quindi. Allora, buongiorno, guarda come si svegliano tutti. Degli orologi svizzeri, pronti a lavorare. Perfetto. Subito. Perfetto, ok. E io ti direi che mettiamo una bella porta normale. Ok. E ci arrangiamo in modo super poi semplice. Quando la troviamo magari la facciamo. Legno, 3 di 10. Ok, andiamo a buttare giù due alberi. I più vicini. Questo è quello sacro, non posso buttarlo giù. Di qui. Ok, allora questo non lo lascio perché è vicino al villaggio. È carino, fai questi qua davanti. Esatto. Allora, mostri, lasciatemi in pace. Mi sa che devo usare il martello. Sì, sì ovviamente. Che male. Qualcuno gli ha tirato qualcosa in testa al tuo amico, Steph. Sì, ma ha preso anche me. E quello è il lumacone. Sì, vedi che però questi poi attaccano. Hai visto che mi ha preso altra legna lui? Mm-hmm. Nel mentre. È super utile il tizio. Vediamo se sono cresciute anche. Ma sbaglio, sono marcite le canne da zucchero, per? Sì. Però non è che le abbiamo piantate nel posto sbagliato? O forse si devono ritirare molto prima? Sì, mi sa che te l'ha ridato perché sono mezzo marce. Piantina di canna da zucchero. Forse ha bisogno di essere messa da qualche altra parte. Non so, io per ora riprovo. Secondo me è vicino all'acqua, Steph. Dici? Eh sì, la canna da zucchero non sta comunque vicino all'acqua. Teoricamente sì. Vediamo, adesso vediamo. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Perfetto. Dovrei avere tutta la legna del mondo per poter fare quell'altra stanza. Quindi la porta. La porta per chiudere la stanza. Grazie. Opla. Vabbè, sarà capito, dai. E così abbiamo automaticamente creato una nuova stanza.
Ottimo. Perfetto, 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 perfetto. Bene, io direi che ci possiamo fermare perché altrimenti ci gioco tutta vita. Hanno bisogno di me di lavorare, quindi. Sì, non ti lasceranno mai. Che mi ci flippo brutalmente. Ringraziamo ancora la Square Enix per questa collaborazione. Il gioco è veramente, veramente, veramente carino. Sì. E quando uscirà il video sarà già uscito perché esce il 12 di luglio. Quindi, se vi interessa, andate a dare uno sguardo perché è interessante. Noi ci fermiamo così. Qua sotto come sempre per copiare il video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!